facilitare la condivisione dei dati tra i diversi settori dell'economia in tutta l'Unione Europea per aumentare la fiducia dei cittadini e delle aziende. E questo è il nuovo piano contenuto nel Data Governance Act, presentato dalla commissaria per la concorrenza, Margrethe Vestager. Questo nuovo regolamento fornirà un quadro legislativo per garantire innanzitutto la protezione della privacy dei titolari dei dati, che potranno decidere se condividerli o meno, ma poi ambisce a creare una piattaforma condivisa di dati nei vari paesi europei, in modo da facilitarne l'accesso al mondo delle imprese, con benefici economici notevoli. Questo nuovo strumento normativo si stima possa generare tra i 7 e gli 11 miliardi di euro entro il 2028. I benefici della condivisione dei dati sarebbero di grande impatto in tre settori in particolare: l'industria dell'energia, la salute e la prevenzione dei cambiamenti climatici. In ambito sanitario, ad esempio, un maggiore e più agevole scambio dei dati potrebbe far avanzare la ricerca per trovare cure a malattie rare o croniche. La Commissione europea vorrebbe rompere inoltre il monopolio del possesso dei dati nelle mani delle grandi aziende tecnologiche come Google, Facebook e Amazon. Si tratta di un cambiamento fondamentale, una specie di rivoluzione copernicana. L'Unione europea passa dalla visione incentrata sulla protezione dei dati personali, come abbiamo visto con l'adozione del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il famoso GDPR, alla creazione di una banca dati condivisa che crea di fatto un'economia dei dati. Sharing this information and creating this data economy. E sempre in ambito digitale, Bruxelles proporrà tra poche settimane anche il Digital Service Act per rafforzare la sovranità europea. Finora abbiamo avuto una sorta di posizione minoritaria schiacciata tra la Cina e gli Stati Uniti. Sul digitale l'Europa ad oggi ha dimostrato di non essere ben attrezzata. Questo piano dimostra che abbiamo una strategia, il che è fondamentale per sopravvivere nell'era digitale, visto che siamo ancora molto indietro. Un gruppo di europarlamentari firmatari del Manifesto della Sovranità Digitale Europea si è già messo a lavoro per apportare suggerimenti al Data Governance Act, che diventerà legge solo dopo la ratifica da parte dei parlamenti nazionali.